Ciao a tutti ragazzi, oggi speriamo che il tempo regga perché sto per insegnarvi come si fa a 180. Sketchy. Cosa consiste il 180? Il 180 è un bunny hop dove io mi giro di 180 gradi, avrò una parte di pedalata all'indietro che si chiama fakie e poi rever. Se non sapete fare il bunny hop, guardate il link qua sopra di me che vi riconduce al tutorial che ho fatto un po' di tempo fa, in quanto se non sapete saltare il 180 non potete farlo. Sono due modi per girarsi il 180. Io che ho il piede sinistro avanti mi devo girare da questa parte qua. Se invece voi avete il piede destro davanti, quindi se il piede sinistro dietro, girerete da questa parte. Ok. Quindi quello che dovremo fare all'inizio, perché probabilmente è la prima volta che lo farete, è andare dritti, fare una leggerissima curva e quando arrivate qua, mentre saltate, vi girate con tutto il corpo, cioè devete fare proprio, arrivate così, fate proprio questo movimento qua e guardate dall'altra parte. Può anche aiutare guardare un punto fisso per terra, anche se io l'ho fatto e mi ha aiutato un pochettino, devo essere sincero. Prendo come punto di riferimento la scarpa di Ale, quindi arrivo, guardo la scarpa, esatto. Se fate un buon 180, automaticamente nel momento in cui avete fatto il giro, la bici sentirete che va indietro da sola. Questo però va fatto con il corpo che sta all'indietro, quindi mi raccomando, nel momento in cui voi così se fate 180, ricordatevi di stare col peso così all'indietro per andare in fechi. Che posso dare sul 180 è magari iniziate a fare tipo pochi gradi, perché difficilmente riuscirete a fare questo e girarvi completamente di 180 gradi, quindi all'inizio va bene anche farlo così di 90 gradi. Potete anche farlo sul bank, che aiuta molto. È un po' diverso come 180 perché in realtà il peso sta sempre abbastanza avanti, in quanto non dovete fare il fakie, però comunque vi aiuta a fare il 180, aiuta a capire un po' il movimento con le spalle e con la testa. Adesso ve lo faccio vedere. Quindi diciamo che questo 180 sul bank è una progressione per riuscire poi a farlo in flat. E vi assicuro che comunque è diverso, cioè nel senso fatto sul bank non vi garantisce di farlo anche in flat. Sono due cose differenti, è un trick che ci vuole tanto tempo, io ci ho messo un po' di mesi a impararlo. Quindi non pensate di chiuderlo in tre giorni, ci vuole un po' di tempo. Come ho detto in precedenza, all'inizio quando fate 180 non fatelo completamente dritto così, perché è abbastanza difficile, ma aiutatevi facendo una leggera curva così, rubate un po' di gradi, girate la testa, saltate e poi vi fermate in fechi, perché adesso ve lo spiego. Arrivo, leggera curva e giro. Poi l'altra cosa che io faccio, che con chi voi ha notato, è carico, cioè io arrivo qua, carico, alzo e giro. Siamo arrivati adesso alla seconda parte, alla parte del fakie, che è la pedalata all'indietro. Vi consiglio di farlo su una rampa che può essere di queste dimensioni, quelle, cioè insomma non deve essere per forza una rampa alta. E quello che dovremo fare è andare sulla rampa
E poi praticamente quando sentiamo che la bici sta tornando indietro, stando con il sedere basso e il corpo indietro, iniziamo a pedalare e a seguire la bicicletta. E è importante stare con il sedere basso, perché quando la bici fa questi movimenti qua, voi non cadrete. Se invece state con il peso avanti, nel momento in cui fate questo, vi sbilanciate e mettete giù i piedi, non ce la fate. Quando fate il 180, se avete il piede sinistro avanti come me, quindi girate a destra, in questo modo qua. Quando poi dovete fare il reverse, quindi dovete girarvi di nuovo, dovete girarvi sempre dalla parte destra, quindi da questa parte qua. Quindi nel momento in cui avete fatto il fake che volete girarvi, quello che dovrete fare è dare una leggera servata verso sinistra, quando siete quasi a metà fate forza col pedale destro e vi spingete da questa parte. Pedalo, giro e spingo. Quindi ripeto, vado in fake, leggera curvata verso sinistra, arrivo a metà, spingo col pedale destro e vado. Faccio vedere un'altra volta. Questo era anche slide. Ok, quindi facciamo adesso un breve riassunto di tutto quello che abbiamo spiegato fino adesso e poi mi raccomando, sottoscrivete il canale, vi aspetto alla prossima e commentate numerosi, voglio vedere i vostri 180 e come li fate. Allora, nel 180 le cose importanti da dire sono: vado dritto, leggera curva, salto, giro bene le spalle, la testa e tutto il corpo e atterro stando col corpo indietro, in modo tale che la bici inizi ad andare indietro. Invece del fake, le tre cose importanti da fare sono: corpo indietro, inizio a pedalare, leggera carvata, quando arrivo a metà faccio forza sul pedale, giro il corpo, spingo, vado. Basta. Mi raccomando, quando fate il 180 è importante la rotazione che date con le spalle e con la testa. E vi assicuro che è un trick che ci vuole molto tempo impararlo, quindi non pensate di provarlo oggi pomeriggio e riuscire già a chiuderlo. Lo stesso vale per il fake, ci vuole veramente tanto tempo impararlo, quindi allenatevi tanto, metteteci costanza che prima o poi ti arrivano. Mettetecela tutta perché sicuramente ce la farete a fare al 180 e spero che... Vi ringrazio per aver visto il video fino a qua, spero che vi sia utile, che vi manderete molti video di voi a far 180. Mi raccomando, sottoscrivete il canale, commentate se avete bisogno di aiuto, perché sono qua per aiutarvi e ci vediamo alla prossima. Yeah.